Il PD assume un ruolo di mediazione per risolvere la crisi di maggioranza al Comune dell'Aquila. Il capogruppo in Consiglio Comunale, Stefano Palumbo, convocherà per venerdì prossimo una prima riunione con gli alleati, i cui contenuti dovranno essere basati sul programma di mandato. Mia intenzione è convocare una riunione di maggioranza probabilmente già in settimana, più per fare mediazione, per fare chiarezza su quanto è accaduto. E abbiamo davanti ancora teoricamente quasi 2 anni di amministrazione e è il caso, insomma, che ci chiariamo le idee per affrontarle al meglio. L'assessore socialista Giancarlo Vicini è ormai fuori dalla squadra in seguito al voto negativo del suo consigliere Gianni Padovani sul bilancio. Selli invece sembra essere tornata nei ranghi. Il vero problema resta Rifondazione Comunista ed il suo consigliere Enrico Perilli, già con un piede fuori dalla maggioranza. Il partito è critico sulle politiche di sviluppo del Gran Sasso. Sì, i numeri in quel caso sarebbero molto, molto stretti e quindi appunto valutazione da mettere sul tavolo della discussione anche questa, fermo restando che non, in questo caso non può prevalere una pura valutazione numerica sui numeri che poi abbiamo in Consiglio Comunale, ma fatta veramente un'operazione di chiarezza su quello che è l'intento della maggioranza, perché in gioco non c'è soltanto il futuro dell'amministrazione ma anche il futuro della coalizione di centrosinistra che qui all'Aquila rappresenta una delle ultime esperienze uliviste presenti in Italia, quindi la domanda che porrò anche ai partiti di maggioranza è se ritengano che questa esperienza vada salvaguardata e consolidata e quindi vediamo come affrontarla.